Signore Onnipotente, Dio di Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato grida verso di Te. Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di Te. Tu domini sempre, noi continuamente periamo. Signore Onnipotente, Dio di Israele, ascolta dunque la supplica dei morti di Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di Te. Essi non hanno ascoltato la voce del Signore loro Dio e a noi si sono attaccati questi mali. Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della Tua potenza e del Tuo nome, poiché Tu sei il Signore nostro Dio, noi Ti loderemo, Signore. Per questo Tu hai riempito i nostri cuori del Tuo timore, perché invocassimo il Tuo nome. Noi Ti lodiamo in questo esilio, perché abbiamo allontanato dal cuore tutta l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di Te. Ecco, siamo ancora oggi qui, oggetto di opprobrio e di condanna per i nostri peccati. Però, Signore, Tu sei con noi, Tu ascolti la nostra supplica, perché Tu sei un Dio pietoso, un Dio che ama il suo popolo, un Dio che perdona. E il Signore risponde: coraggio, popolo mio, tu resto di Israele, siete stati venduti alle genti per non essere annientati, avete irritato il vostro Creatore, avete dimenticato che vi ho levato io il Dio Eterno e avete afflitto la vostra madre che vi ha nutriti, la Chiesa. Ho visto io la vostra schiavitù, io vi ho nutriti e vi nutro ancora. State vicini a me, osservate i miei comandamenti. Coraggio, figli miei, gridate a Dio ed Egli vi libererà da tutte le vostre oppressioni, dal potere dei vostri nemici. Signore, con queste parole del profeta Baruch, Tu ci rimproveri i nostri peccati, ma con le stesse parole del profeta Tu ci dai coraggio. Ci dai coraggio perché sei un Dio misericordioso, un Dio che perdona sempre il peccato, un Dio che corregge i propri figli perché essi siano da Te benedette. Signore, se noi abbiamo errato, se abbiamo appreso i costumi delle nazioni pagane, delle genti in cui noi siamo dispersi, adesso Tu ci raccogli davanti a Te e ci insegni la via della vita, la via del bene, e noi vogliamo seguire quello che Tu dici, perché Tu solo hai parole di vita eterna. Vogliamo camminare per la strada che è l'unica strada che porta alla salvezza. Lode e gloria a Te, o Signore. Signore, Tu hai permesso che tutti fossimo nel peccato per essere il Salvatore di tutti. Tu l'unico giusto, Signore Gesù. La Tua giustizia trionfa su di tutti. Nessuno può dire, o Signore, a Te, io non ho bisogno di Te perché sono giusto. Tutti siamo peccatori, o Signore, chi per un verso, chi per un altro, chi più, chi meno, tutti siamo peccatori. E Tu, o Signore, hai permesso che tutti fossimo nel peccato per essere il Salvatore di tutti, perché nessuno potesse dire
io non ho bisogno di te, io non ho bisogno di perdono. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo, anche perché noi siamo in una condizione di dover chiedere a te aiuto per vivere. Tu sei venuto per tutti e tutti questa mattina gridiamo a te. Se tu non ci salvi tutti periremo, ma tu sei venuto per salvarci. Il Padre tuo ti ha mandato in questo mondo per essere il nostro salvatore, non il nostro condannatore. E allora ci affidiamo a te, prostrati davanti a te, chiediamo perdono per i nostri peccati, per i peccati dei nostri fratelli, per i peccati del mondo, nella sicurezza che il Padre ti ha mandato, non perché il mondo perisse, ma perché il mondo si salvasse per mezzo di te. O Gesù, Salvatore nostro, tu che questa mattina hai offerto il tuo corpo e il tuo sangue al Padre in remissione dei nostri peccati, tu che in tutte le chiese hai offerto te stesso, in milioni e milioni di chiese hai offerto stamattina te stesso in remissione dei molti peccati degli uomini, abbi pietà di noi. E tu, Padre Celeste, che hai visto moltiplicarsi il sacrificio del tuo figlio, perdona per il tuo figlio tutti coloro che abbiamo peccato, perdoni e dalla grazia e dalla vita, tu che sei misericordioso, lode, gloria, onore, benedizione a te Padre Santo che siedi sul trono e all'agnello immolato per noi. Amen. Io ho pagato per tutti, figli miei, ho pagato per voi, per tutti i vostri peccati. Sono stato crocifisso per noi. Ogni volta che voi celebrate la memoria di me nel santo sacrificio della Messa, ricordatevi che io ho pagato per tutti e pago per tutti. Ma non peccate più, non tornate a crocifiggere il vostro Salvatore, non peccate più, il mio cuore è aperto al perdono, conservatevi immondi dai peccati, conservatevi puri da questo mondo, ascoltate la mia parola, perché la mia parola è parola di vita, vivete nella santità, perché a questa santità io vi ho chiamati. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi astieniate dalla impudicizia, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e di libidine, come fanno i pagani che non conoscono Dio, starvi come Dio da voi esige. E in questa materia nessuno inganni il proprio fratello dicendo che non è così, perché il Signore vindice di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma disprezza Dio stesso che vi dona il suo Santo Spirito. E parole del Signore in Tessalonicesi prima 4:4-8. Signore, tu hai detto chiaramente, questa è la volontà di Dio per tutti,
la vostra santificazione, cioè che vi asteniate da ogni impudicizia, che rispettiate il vostro corpo come tempio di Dio e il corpo degli altri come tempio del Signore, e che nessuno inganni con vani ragionamenti quello che vi si dice, perché questa è la verità, e Dio sarà vindice contro chiunque imbroglia il fratello con altra dottrina, perché Dio vi ha chiamata alla santificazione, non all'impudicizia, e per questo vi ha dato il suo Santo Spirito che abita nei vostri corpi. O Signore, Tu, Santo, abiti nel nostro corpo, e siccome Tu sei Santo, anche il corpo che Ti riceve, che è Tua dimora, deve essere santo. Signore, che nessuno inganni il proprio fratello in questa materia, dicendo che le cose non sono così, perché chi distrugge il proprio fratello, Dio distruggerà lui. Chi distrugge la sana dottrina, Dio distruggerà lui. Signore, noi questa mattina siamo qui davanti a Te. Sappiamo che la nostra carne è fragile, che portiamo questo tesoro in vasi di creta, ma sappiamo che Tu sei buono e misericordioso, che Tu ripari il male da noi fatto, che Tu continuamente Ti offri sull'altare per noi. Signore, perdonaci il nostro peccato, ma dacci il Tuo Santo Spirito, perché noi possiamo conservare la legge della santità, perché questo, come perché sta scritto, questa è la vostra chiamata e questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, come anche ho detto per bocca del mio servo Paolo in prima ai Tessalonicesi, primo capitolo. Voi tutti siete chiamati alla santificazione, senza dalla quale non c'è salvezza. Ci si salva da santi, non ci si salva da peccatori. Siete stati tutti chiamati alla santificazione, senza la quale non c'è salvezza. Signore, Ti chiediamo di avere idee chiare a riguardo, che nessuno inganni il proprio fratello. Non ascoltate la voce anche di anziani in Israele che vi possono dire altre parole. Questa è la parola di Dio, attenetevi a questa parola e camminate nella via della giustizia. Io ho detto nel profeta Isaia, i vostri orecchi udranno una parola, i vostri occhi vedranno il vostro maestro, e anche che voi dovete mangiare il pane dell'afflizione e bere l'acqua della tribolazione, perché questa vita condotta nella santità e tribolazione di afflizione, non temete, io sarò sempre con voi, ed io vi indico la strada, questa è la strada, percorretela, non andate a destra o a sinistra, perché c'è il pericolo di andare a destra o a sinistra, questa è la strada, è la strada santa che io ho percorso, e per questa strada cammineranno i redenti del Signore. Alleluia. O Maria, Mamma purissima, effluvio della sapienza eterna, effluvio del Tuo Figlio, virginale,
nato dal Padre in verginità, nato da te in verginità. O Maria, effluvia di purezza, inonda della tua presenza questo luogo, facci sentire il tuo profumo di santità e implora dal Padre misericordia per noi, implora dal Figlio misericordia per noi e dà che lo Spirito Santo, che spirito di purezza e di santità abiti in noi e ci conduca per la via che ci ha indicato tuo Figlio. Amen. Ecco, adesso sediamo un momento. La parola del Signore è stata data in abbondanza, che essa produca il suo frutto. Nascondetela dentro il vostro cuore, perché la parola di Dio produrrà sempre il suo frutto se voi assecondate la grazia del Signore e lasciate che scenda la pioggia e brilli il sole dentro di voi. E intanto, se qualcuno vuole rendere ancora testimonianza al Signore per quello che ha detto, per quello che ha fatto, se qualcuno ha ricevuto un messaggio di luce, se qualcuno si è sentito toccare il cuore, se qualcuno, ce ne sono tante, che si sono sentite sconvolte nell'intimo, date gloria al Signore. Se la zolla non viene sconvolta dall'aratro, che la parola di Dio, non può mettersi al sole e ricevere i salvi benefici del sole e poi fruttificare. Pertanto, se qualcuno ha da rendere testimonianza al Signore perché si è sentito illuminare, toccare, sconvolgere, può farlo liberamente. Se poi ci sono, intanto questa poi seconda categoria di persone, quelle che hanno avuto grazia dal Signore in questa settimana, nei giorni scorsi, di guarigione, di liberazione, di riconciliazione, di consolazione. Per cui prima categoria, quelle che oggi si sono sentiti toccare dal Signore. Sento che c'è una persona affetta da otite, il Signore la tocca e la guarisce. La persona adesso ci sente bene. Se la persona è presente, alzi la mano e si identifichi. Soffriva l'orecchio e adesso ci sente. Grazie Signore Gesù. Ancora è stato annunciato circa un mese fa da Padre Matteo la guarigione di un'epatite. C'è una testimonianza, grazie mio Dio di avermi guarito dall'epatite B. Lo aveva detto un mese fa Padre Matteo. Ho fatto tutti gli esami e sono sana. Lode e gloria a te, oh Signore. C'è una donna che soffre di osteoporosi. Signore, tocca, rafforza il suo scheletro, rafforza le sue ossa, chiama il calcio da tutte le parti e la donna viene guarita. C'è anche una guarigione agli occhi, sempre si tratta di una donna che è qui presente. Godi, figlia mia, il Signore tocca i tuoi occhi,
perché il fiere del pesce si posa sulle tue pupille, sulle palpebre, e le tue infiammazioni che oscurano gli occhi, questa infiammazione cessa. Se la persona è presente e si è sentita toccare e rinfrescare gli occhi, si identifica. Una donna che si sente rinfrescare gli occhi perché è rinfiammata. Chi è? Grazie Signore Gesù. C'è una parola che risuona il mio orecchio, encefalogramma. Signore, c'è una persona che soffre alla testa da diverso tempo e Signore tocca e guarisce l'encefalogramma che già è stato ordinato. Verrà la risposta che non c'è niente. Signore, tu ci richiami a testimonianze preterite di guarigioni anche rilevanti. C'è una guarigione da tumore che non è stata ancora testimoniata. Ci sono altre guarigioni non testimoniate. Se volete dire un grazie al Signore, ditelo, però non in genere, ma se sono persone che non hanno ancora testimoniato e hanno ricevuto grosse grazie dal Signore, sono pregate, se vogliono, di dire un grazie al Signore per quello che ha fatto.